Massimo Corrado, presidente di Go Wine Italia, perché L'Aquila per la degustazione dei vini? Perché avete scelto questo luogo così particolare in questo momento? Beh, l'associazione intanto seguono la vita delle persone e tutto questo è grazie ai soci qui all'Aquila, in particolare a Vera Petrocelli che ci ha proposto di avviare un gruppo di soci in questa città. Quindi noi siamo particolarmente contenti di questa occasione. L'associazione si rivolge a consumatori del vino attenti, qualificati, che amano, oltre che consumare il vino, anche farsi turisti, farsi viaggiatori verso i territori del vino. Quindi questa sera presentiamo anche una guida che si chiama Cantine d'Italia e che è proprio una guida che nasce in primavera per invitare la gente a percorrere i luoghi del vino, cioè a conoscere il vino attraverso le cantine, attraverso le persone che animano le cantine. Ecco, questo è anche un momento per ricordare che il Made in Italy non riguarda soltanto moda o altri settori del genere, ma anche e soprattutto vino, quindi cibo e tutte le nostre bellezze culinarie. Ma direi che il comparto del vino è sicuramente fra quelli più apprezzati del Made in Italy ed è certamente anche per la vivacità di tanti imprenditori, di uomini e donne, direi di tutte le regioni italiane, dall'Abruzzo e a tante altre realtà, un bellissimo segno di come il nostro paese può presentarsi all'estero con buone credenziali. Noi l'abbiamo sempre detto, soprattutto in mesi in cui si è parlato molto di spread, che nel vino il discorso è al contrario, cioè la gente vuole è molto interessata al nostro vino, alla nostra cultura, alla nostra tipicità. E siccome tutto questo si lega con la nostra storia, perché non è un qualcosa che abbiamo creato artificialmente, ma che parte da molto lontano, è un fatto che deve, come dire, renderci da un lato orgogliosi, ma anche consapevoli delle nostre potenzialità.